L'IdeaTex è un software gratuito che consente di analizzare testi con domande, sintesi e concetti chiave. Un programma che genera scalette e mappe concettuali. Può essere utile a scuola perché è di facile utilizzo, l'insegnante può analizzare in classe testi da lui commentati e gli studenti possono riconoscere nodi concettuali con cui creare mappe e scalette. Vediamo come funziona. Questa è la pagina principale, crea un nuovo documento. Inserisco il testo su cui ho intenzione di lavorare. Allora, per esempio, voglio inserire delle domande focali. Prendo alcune parti e le evidenzio. Ora, se io ho intenzione di inserire una domanda su questi primi due versi, domanda focale, individua il chiasmo, colloco il cursore al lato dei versi che ho evidenziato, creo, come si può vedere, un segnaposto, prendo la mia domanda e la colloco qui. E così posso fare per tutte le parti del testo che ho intenzione di commentare. L'aspetto più interessante di questo programma, dal mio punto di vista, consiste invece nel creare scalette e mappe. Allora, dovrò individuare dei concetti chiave. Posso prendere sempre le parti che ho evidenziato oppure aggiungerne altre. Per esempio, se io prendo questo, faccio un copia e incolla. Questo è il primo concetto chiave. Ne voglio inserire un altro. Copia e incolla. E questo sarà l'ultimo. A questo punto, se io creo una scaletta, ho l'elenco dei concetti chiave che ho indicato qui. La chiudiamo. Se invece voglio creare una mappa, come si può vedere, i concetti chiave diventano dei nodi. I quali nodi possono essere spostati, possono essere ingranditi, ci sono pochi elementi di formattazione, perché questa è la versione gratuita, posso al limite soltanto cambiare colore, però posso anche metterli in relazione tra di loro. Per esempio, clicco sul pallino blu, e su un altro pallino di un altro nodo si crea subito un collegamento. Anche la freccia può essere evidenziata, la freccia può cambiare, posso indicare anche un qualcosa all'interno e posso modificare il colore con questo che ho a disposizione oppure l'orientamento e la direzione. Posso anche con il più aggiungere altri nodi all'interno dei quali posso scrivere quello che voglio e li posso mettere in relazione. Questa versione gratuita è un po' semplice, se poi abbiamo la possibilità, ancora non, questa possibilità non c'è, di con una somma, tutto sommato minima, di avere un abbonamento per la versione a pagamento, come si può vedere avremo la possibilità di esportare in PDF, di condividere i documenti e tutta un'altra serie di funzioni che invece la versione gratuita non ha. Questo è tutto, arrivederci.